In diretta a Roma ci ha raggiunto nei nostri studi Carla Ruocco del Movimento 5 Stelle. Grazie per essere con noi. Buonasera, buonasera a tutti. Non possiamo non partire su una riflessione sul caso dei mancati rimborsi all'interno del Movimento 5 Stelle, un buco del tesoretto che sarebbe di oltre 1 milione. Io, Ruocco, le volevo chiedere subito che cosa l'ha colpita di più di questa storia. Intanto dobbiamo fare un po' d'ordine. Noi, grazie al fatto che abbiamo donato parte dei nostri stipendi, abbiamo dato modo, siamo gli unici, l'unica forza politica che si è tagliata lo stipendio e ha fatto nascere 7.000 imprese. Quindi su circa 37 milioni di euro che abbiamo donato e versato, c'è una squadratura, ancora da identificare, ma sicuramente una quota minimale, minimale di persone che hanno fatto male, chiaramente, in maniera assolutamente scorretta il bonifico, nel senso che pare che lo abbiano fatto e poi eventualmente revocato. Ma le ripeto, si tratta di una quota minoritaria che verrà identificata e allontanata dal Movimento 5 Stelle. Per il resto io sottolineerei il fatto che abbiamo circa 145 mila euro a testa dei nostri soldi per far nascere le imprese. Oltre ad aver rinunciato a tutte quante le spese rinunciabili, io personalmente alla mia cifra di circa 150 mila euro devo aggiungere tutte le indennità di carica, che io sono stata anche vicepresidente della Commissione Finanze, e tutte quelle che sono le spese, i rimborsi a cui potevo rinunciare all'inizio della legislatura e per le quali ho rinunciato. Questa è la verità. Certo. Dopodiché è giusto fare subito chiarezza, ci stiamo prendendo il tempo che ci vuole per quadrare fino all'ultimo centesimo, perché coloro che hanno fatto i furbi e che hanno delle squadrature tra ciò che hanno dichiarato alla gente, ai cittadini, e quello che hanno effettivamente versato non possono far parte del movimento. Ecco, il fatto che chi abbia ammesso, alcuni insomma, di essersi intascati i soldi li abbiano restituiti, li giustifica o non è sufficiente? Non è sufficiente, per quello che mi riguarda non è sufficiente, perché averli restituiti, guardi, qui non si sta facendo il caso di un errore formale, materiale, chiunque può sbagliare magari un importo o invertire un numero, non credo che siamo Assolutamente, allora così. un conto è una Ecco, leggerezza, un conto esatto, è annullare come la un differenza. rimborso, no? Poi Esatto, come dobbiamo la dire che differenza comunque. sulla cartella di Equitalia è cattiveria trattare, voglio dire, l'evasore con dolo dal povero Cristo che purtroppo sbaglia un importo una volta e deve Assolutamente. essere penalizzato. Quindi però per quegli atteggiamenti che sono stati, dicevo, con dolo commessi, beh, quelli sì, non c'è la sanatoria postuma, perché poi non è che quando c'è stato il servizio, poi il giorno dopo vai in Quindi qualche andrebbero maniera. tutti espulsi, Ruocco, questo se venissero Se, accertati. però nei singoli casi, guardi, Certo. e comunque bisogna sottolineare che queste sono regole interne al Movimento 5 Stelle, perché quei soldi erano soldi dei deputati e dei senatori. Quindi io non vorrei che qui si creasse un equivoco. Erano soldi che loro avevano il dovere, morale di donare, però erano delle Certo. donazioni, non dei soldi che Assolutamente, loro hanno non, rubato è da loro. diverso Non da facesse rubare, questo è sicuro, però il punto qual è? È il tema dell'onestà che il Movimento 5 Stelle, la trasparenza, ha sempre portato anche come diciamo, concetto fondamentale per convincere anche gli elettori, che rischia poi di fronte ad alcuni casi specifici, se ovviamente accertati, di diventare un boomerang. E non stiamo parlando di soldi rubati, stiamo parlando di soldi eventualmente personali non dati, che è sicuramente diverso. Ma considerando quelli che sono i punti fondamentali del Movimento 5 Stelle, lei pensa che in un certo senso gli elettori potrebbero sentirsi traditi?
No, innanzitutto non accetto la malafede di Renzi, che mette sullo stesso piano Tangentopoli con una persona che ha sbagliato a fare la rendicontazione e dei propri soldi non ha restituito la parte che si era impegnata a restituire. È un comportamento, come dicevo, da allontanare, che non è compatibile col Movimento 5 Stelle, ma non c'entra niente e non ci provasse Renzi a farci campagna elettorale contro, paragonandoci a Mario Chiesa che è stato colto in flagrante a prendere una tangente. È una vergogna che lui speculi veramente sulle cose reali, sui drammi reali di questo paese. È tipico degli avvoltoi. Detto questo, ripeto, al bando i comportamenti scorretti, anche se non penalmente rilevanti, però è pur vero che tanta gente, guardi, paradossalmente in queste ore sta apprezzando il fatto, perché tanta gente ancora non sapeva che restituivamo i nostri soldi differentemente dagli altri partiti che mangiano, prendono i rimborsi elettorali, prendono magari, non tutti per carità, anche le tangenti, fanno accordi con banchieri per mungere il bilancio dello Stato come una vacca, invece loro e i cittadini stanno anche riscontrando che ci sono persone che hanno dato allo Stato. Ora è vero che è odioso il comportamento di alcuni di loro perché non hanno mantenuto una promessa, però tanti altri sta emergendo in chiaro che tanti altri invece hanno donato e quindi si sta capendo di più questa cosa qui. Non vorrei che fosse un boomerang per Renzi. E Ecco, per tutti gli altri partiti, non solo per lui. ho un'altra domanda da farle sempre su questo caso e poi vorrei fargliela un'altra in chiusura. Ma dal punto di vista del controllo, insomma, ci sono state anche delle espulsioni anche anni fa, proprio per non aver restituito parte dello stipendio, ci sono state delle verifiche e delle espulsioni concordate all'interno del movimento. E allora come mai, le chiedo, secondo lei, anche a distanza di 3 anni, forse non si sono fatti i controlli adeguati? Chi dovrebbe fare i controlli? Il discorso è questo, sembra un controllo immediato, in realtà ci vuole l'accesso al fondo per il microcredito, quindi in sostanza ci vuole comunque un bel po' di tempo. Noi siamo tantissimi e quindi qualcosa è sfuggito, però insomma si tratta, le ripeto, io ho fatto revisione contabile, c'è una materialità nell'errore, siamo sotto la soglia della materialità. Ecco, per quanto riguarda gli altri casi di cui tanto si è parlato in questo momento, anche del Movimento 5 Stelle, così abbiamo anche l'opportunità di parlare con lei, la figura di De Sì, che è finita, diciamo, nell'occhio del ciclone, sia per una casa di proprietà ricevuta in affitto dal comune di Frascati per 7 euro al mese e poi anche per altre sue vicissitudini personali. Lui rimane in corsa per la poltrona Senato? E, guardi, le liste adesso non sono più modificabili, però lui rinuncerà comunque, si dimetterà quando verrà eletto. Però io voglio precisare che la figura di Emanuele Dessì non è una figura di una persona che ha in qualche modo approfittato di una situazione, nel senso che lui ha mostrato comunque il fatto di avere diritto a quel tipo di agevolazione perché ha avuto comunque un momento di bassa fortuna. Dopodiché, comunque, lui ha anche garantito le dimissioni una volta che entrerà al Senato. Ecco, Se entrerà. assolutamente, così come il caso di Catello Vitiello, se non sbaglio, in caso di elezione dovrebbe rinunciare al seggio. Non so se mi conferma anche questa cosa. Ma sì, io poi non vorrei che Sì. tutto venisse fatto come una strumentalizzazione preelettorale. Io sono molto contenta che si stia facendo le pulci al Movimento 5 Stelle. Se si facesse la stessa cosa con gli altri partiti, la destra, le destre stanno presentando degli sconci, gente che veramente si è macchiata, di reati contro il patrimonio da una parte e dall'altra. Insomma, facciamo le pulci pure a qualcun altro. L'Italia Assolutamente, così si salva. ma infatti Rocco, come dire, noi approfittiamo del fatto che lei è qui con noi perché mi sembra giusto, visto che oggi si parla di questo, anche dare voce.
proprio ai diretti protagonisti del movimento che possono dire come stanno le cose e come sono le cose all'interno del movimento. E proprio su questo, anche prima di chiudere, vorrei approfittare della sua presenza per chiederle su che cosa dovrebbe puntare o vorrebbe puntare il Movimento 5 Stelle qualora andasse al governo. Beh, innanzitutto voglio riferivo a lei perché no, anzi mi ha dato l'opportunità di parlare, mentre invece ci sono mediaticamente delle situazioni in cui non c'è proprio possibilità di replica. Invece a lei la ringrazio perché sono qui proprio apposta perché mi ha dato l'opportunità. Detto questo, il Movimento 5 Stelle sì, ha un piano di 20 punti dove al centro è messo il benessere del cittadino, che è stato completamente accantonato in questi anni dai governi. Uno dei punti fondamentali, come sappiamo, e come insomma più volte abbiamo avuto modo di esporre, il reddito di cittadinanza, che non è assolutamente una misura assistenziale, ma va incontro proprio ai giovani e ai meno giovani che perdono un lavoro e che devono in qualche modo convertirsi in un altro settore produttivo. C'è tutto quanto un percorso di formazione e la possibilità poi di incrociare domanda ed offerta, e questo vuole combattere da una parte i cervelli in fuga, le persone che devono andare a scappare via dall'Italia perché non hanno quel cuscinetto di sicurezza, e dall'altra parte dare anche respiro all'economia, perché quei 17 miliardi, quanto sarebbe la copertura, ritorna immediatamente nel circuito economico e quindi dà anche fiato alle imprese che operano in Italia. Accanto a questa misura importante poi abbiamo altre misure, guardi, anche a costo zero, per esempio tutta quanta la macchina che fiscale da snellire. Abbiamo creato un sito apposito dove ci sono centinaia di leggi da abolire, perché oggi come oggi un imprenditore impiega circa 45 giorni all'anno soltanto per gli adempimenti tributari, e quindi quello è un peso enorme che deve essere assolutamente alleggerito. Poi una serie, un piano di investimenti sia per rendere l'Italia autonoma in termini energetici, sia per dare impulso alla piccola e media impresa che è schiacciata in questo momento da un peso enorme della tassazione. Attraverso, diciamo, con questi obiettivi si vogliono realizzare anche attraverso una revisione di alcune imposte, come per esempio l'IRPEF, l'IRAP, quindi c'è proprio un piano anche fiscale. Certo, che prevede anche delle coperture. Sì. Grazie, grazie Carla Ruocco del Movimento 5 Stelle per essere grazie stata con noi questo pomeriggio. Noi